Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Test ha postato i risultati del Q2 2020. Andiamo! Eccoci qua, Tesla posta 105 milioni di attivo questo trimestre. Vediamo come i dati si confrontano con quelle che erano le mie previsioni. Quindi andiamo dalle tabelle. Il totale del fatturato è alto, a più di 6 miliardi, 6 miliardi e 36 milioni. Io avevo 5 miliardi e 8, questo grazie a quasi 150 milioni in più del fatturato auto e a una performance superiore alle aspettative, alle mie aspettative del fatturato energia. Analizzeremo questo numero, 5 miliardi e 179 milioni, perché c'è molto degli ZEB, quindi dei crediti, ma lo guarderemo dopo. Il costo delle auto è stato più alto rispetto alle mie previsioni, per un totale del guadagno lordo circa 200-150 milioni in meno di quello che mi aspettavo. Ma ovviamente non finisce qui, perché ricerca e sviluppo è costato un po' meno delle mie aspettative, spesa amministrativa invece molto di più, 90 milioni in più di quello che mi aspettavo. Quindi, nonostante i cost saving, quindi la riduzione degli stipendi del personale, un personale con un numero ridotto e servizi limitati, comunque le spese amministrative sono costate abbastanza, quindi la media del Q1 e Q4 2019, quindi intorno appunto a 660 milioni. Il totale, nessuna spesa di ristrutturazione come mi aspettavo, il totale delle spese operative è quasi 1 miliardo, 940 milioni. Il profitto operativo, quindi andando a sottrarre 940 da 1 miliardo e 2, è 327 milioni. Ovviamente ci sono degli step supplementari, come appunto gli interessi sul conto in banca di Tesla, interessi sui prestiti, spese varie che erano più o meno quelle che mi aspettavo, sottratte dal profitto operativo danno il profitto prima delle tasse, che vedete è decisamente inferiore alle mie previsioni. Poi si vanno a sottrarre le tasse e questo profitto non attribuibile, complicato, non lo so neanche io descrivere molto bene, però è abbastanza basso, 25 milioni. Totale profitto netto a 104 milioni, non 105 ovviamente, scusate. Il numero delle azioni che Tesla ha in questo momento nel mercato è 207 milioni, più di 205 milioni che mi aspettavo. Questo porta a un guadagno per azione di soli 50 centesimi, che sommato agli altri tre trimestri precedenti ci consentono di arrivare al P over E, quindi al price over earning, che è quel valore di cui avevamo parlato la scorsa settimana, che invece di essere di 550, che era già mostruoso come l'avevamo detto appunto qualche giorno fa, è addirittura di 869, basato su un valore di azione praticamente a chiusura di ieri di 1670 dollari. Ovviamente congratulazioni al team Tesla, e adesso andiamo a leggere, a sfogliare la lettera che il team stesso ha rilasciato, ha distribuito agli investitori, perché c'è sempre qualcosa interessante di cui parlare. Eccola qui la lettera, andiamo subito alla prima pagina importante con gli highlights. Tesla aumenta la quantità di cash nel conto in banca di ben 535 milioni, portandolo a un totale di 8 miliardi e 6. Anche il free cash flow, di cui parleremo in un momento e farò vedere una tabella, che è uno dei valori che mi interessano di più, è molto positivo, 418 milioni, non estremamente positivo, ma comunque soddisfacente. Profitability appunto è 104 milioni gap, che è quello che ci interessa, e ovviamente Tesla punta ancora sul fatto che è il quarto trimestre consecutivo in termini di profitto. Un piccolo highlight sulle operazioni, questo è importante, perché qui nella lettera dicono che la prossima Gigafactory degli Stati Uniti, almeno la location è stata selezionata e la preparazioni sono già avviate. Non dicono qual è, però poi Elon lo ha annunciato alla conference call di cui con tutte le domande e risposte di cui parleremo la prossima settimana, però altrimenti questo video diventa troppo lungo.
La prossima Gigafactory sarà fatta a Austin, in Texas, come era più o meno già annunciato e prevedibile. Altre highlights delle operazioni, la Model S finalmente ha raggiunto e superato quota 400 miglia di autonomia per gli standard americani, e le Model Y e le Model 3 la produzione continua in Cina. La Model Y è Fremont e la Model 3 in Cina, in quanto a produzione, continuano ad aumentare. Nella parte a destra, nel summary, le cose più importanti sono ovviamente il quarto trimestre consecutivo, nonostante questi tempi senza precedenti, appunto i tempi del corona. Per quanto riguarda i profitti, in questo momento Tesla ha raggiunto un margine del 5%, anche se questo margine include gli ZEV, quindi i crediti, di cui parleremo in un secondo, e Tesla si aspetta che comunque queste margini continuino ad aumentare. Il progresso continua senza sosta, e alla fine di quest'anno Tesla prevede, insomma, di lavorare a ben tre nuove fabbriche in tre continenti diversi. Quindi, mentre investiamo nei nostri prodotti futuri, ovviamente aumentiamo la tecnologia e localizziamo la produzione. Questo è un dato importante, anche a che fare con la famosa Model 2, Model C, come vogliamo chiamarla, quindi quella compatta di cui hanno parlato un pochino nella conference call, ma come ho detto prima, ne parleremo la prossima settimana. Quindi, andando avanti, in questa tabella la cosa più importante, come dicevamo, sono i regulatory credits, quindi gli ZEV. Guardate la progressione clamorosa degli ultimi 5 trimestri: siamo passati da Q2 2019 a 111 milioni, 134, 133, 354, che già era un risultato assurdo lo scorso trimestre, e questo trimestre 428 milioni di regulatory credit. Quindi, se vi ricordate, Tesla ha postato 104 milioni di attivo, che si vanno a sommare ai 16 o qualcosa del trimestre precedente, quindi stiamo parlando di 120 più o meno. Negli ultimi 2 trimestri Tesla ha raccolto 780 milioni dai regulatory credits, quindi sono pesanti, nel senso davvero contano, e questo fattore potrebbe incidere sull'annessione o no di Tesla al S&P 500, perché questi sono dei guadagni non ripetibili, che non sono strutturali, sono occasionali. Quindi vedremo come si comporterà la commissione che deve analizzare l'entrata o no di Tesla nello Standard & Poor's. Passiamo al sommario. La prima cosa è che nel secondo trimestre il revenue, quindi il fatturato totale, è rimasto praticamente piatto trimestre su trimestre. Il fatto che Tesla abbia aumentato clamorosamente il revenue, quindi il fatturato proveniente dai credit, come abbiamo detto un secondo fa, e anche da un più alto guadagno dagli energy generation e storage products, ha offsettato, quindi ha bilanciato il fatto che il costo medio per auto, quindi average selling price delle auto, questo trimestre è calato. Ricordiamoci dei 2000 dollari di sconto che Tesla ha fatto per le Model 3 e adesso anche le Model Y, e i 5000 su Model S e Model X. Per quanto riguarda la capacità di fare profitto, il profitto operativo è aumentato in Q2, nonostante le circostanze a dir poco negative del corona. E qui le due cose più interessanti sono il fatto che questo trimestre Tesla ha realizzato 48 milioni di deferred revenue di FSD, quindi poco. Forse Tesla si sta conservando un bel gruzzoletto per i prossimi trimestri. E nota di colore, più o meno, sono i 101 milioni relativi alla compensazione di Elon riferiti al 2018. Il cash, come dicevamo, è aumentato di 535 milioni, portando il conto in banca di Tesla a ben 8 miliardi e 600 milioni. Quindi andiamo avanti con la lettera.
Qui sappiamo ovviamente, già lo sapevamo per quanto riguarda la produzione e le delivery di Model S, X, 3 e Y, niente, non ci sono modifiche, modifiche di rilievo. Quindi continuiamo con la vehicle capacity, quindi a Fremont. In questo momento Fremont è in grado di assemblare circa 400.000 Model 3 e Model Y ogni anno, ma entro fine anno Tesla punta ad arrivare a ben 500.000 unità per anno. Per quanto riguarda Shanghai e la Cina in generale, la Model 3 ha ricevuto un ottimo benvenuto da parte dei consumers cinesi, e adesso la Model 3 non è solo la macchina EV elettrica più venduta in Cina, ma compete alla pari con la BMW Serie 3 e la Mercedes C-Class, e questo grazie al costo di mantenimento della Model 3, che è sicuramente minore delle tedesche. La Model Y in Shanghai è prevista per il 2021. Tesla sta montando i robot nella fabbrica, in fondo alla lettera, ne parliamo tra un secondo. Tesla fa vedere anche un po' di foto abbastanza incredibili, fanno vedere i progressi. Per quanto riguarda Berlino e Brandeburgo, la Germania è il più grande mercato europeo per Tesla, e la costruzione prosegue. E nota interessante che Elon ha anche parlato nella conferenza è che con ogni Gigafactory Tesla impara e quindi non si ferma con l'innovazione, e la Giga Berlino ha una serie di miglioramenti in efficienza, in costo e tecnologia che a detta di Elon appunto sorprenderanno. Qui a destra, questa la dice tutta praticamente sulla situazione odierna, questo è il declino delle più grandi case automobilistiche mondiali in quanto a consegne nel secondo trimestre, quindi dal 20 al 45%. Invece Tesla è l'unica con un avanzamento, quindi con un aumento delle consegne del 12% anno su anno. Questo è importante, non trimestre su trimestre, ma anno su anno. Quindi, continuando, autopilot e full self-driving, traffic light and stop sign, quindi quando la macchina si ferma ai semafori e agli stop, sta diventando sempre più robusto, e grazie soprattutto al data, quindi ai dati provenienti dal fleet, quindi dei proprietari che usano questa funzione nella città, il computer e la FSD sta diventando sempre più intelligente, e Tesla si aspetta di eliminare la conferma di passaggio ai semafori, che in questo momento è necessaria. Si aspetta di eliminarla completamente a breve. Vehicle software, sappiamo bene, da 8 anni, dalle prime Model S, che Tesla è in grado di migliorare le auto con updates over the air, quindi attraverso internet, e ovviamente questo rimane strategia fondamentale per Tesla per tutta una serie di situazioni, anche con possibili profitti, con la questione dei media, con il theater, con i giochi, il Tesla Network, insomma, possiamo parlarne per ore. Per quanto riguarda progressi in battery e in powertrain, ovviamente ci sarà il battery and powertrain event tutto insieme con l'Investor Day il 20, se non mi sbaglio, settembre. Qui Tesla ricalca il fatto che finalmente la Model S è riuscita a superare quota 400 miglia. Qui a lato grafici che parlano da soli, con Model S Long Range Plus a 400 miglia e Porsche Taycan 4S a 200. Per quanto riguarda invece le SUV di lusso, elettriche ovviamente, Model X e Model Y dominano il pacco,
La Jaguar I-Pace, Mercedes e Audi invece seguono con un distacco abbastanza evidente. Continuiamo con l'energy business. Questo è stato il primo trimestre in cui i Megapack hanno finalmente generato un profitto e hanno raggiunto quota 419 megawatt ora di storage consegnato. Poi Tesla si riferisce all'autobidder, che sarebbe quel software che in tempo reale gestisce la praticamente compravendita di energia di questi apparati Megapack, che rende il sistema ancora più efficiente e aumenta i vantaggi per chi lo usa, e quindi ovviamente lo rende più appetibile, no? Quindi se c'è possibilità di aumentare il profitto da parte di un'istituzione utilizzando questo sistema, ovviamente aiuta Tesla a vendere il sistema. Per quanto riguarda il solare, nonostante questo trimestre sia stato ancora un trimestre abbastanza scarso, però Tesla sta lavorando moltissimo per quanto riguarda l'efficienza e il prezzo. Adesso costa un sistema base costa $1,49 per watt, che è il 30% in meno praticamente della media, e forse uno dei migliori prezzi in circolazione. Vedete, con un piccolo sistema da 4,1 kW adesso ti costa poco più di 5.000 dopo gli incentivi federali, quindi negli Stati Uniti quasi 8.000 prima degli incentivi, e poi ovviamente si va in alto, si va a scalare con 8,2, 12,2 e 16,3, ma questi sono sistemoni, insomma, per migliaia, migliaia, centinaia di metri quadri di case o piccole fabbriche, piccoli negozi, insomma, piccole situazioni commerciali. Il Solar Roof ha praticamente triplicato le installazioni in Q2 rispetto a Q1, e Tesla continua ad espandere il team per installarli in più stati possibili, quindi negli Stati Uniti. Qui Tesla ricapitola un po' la lettera, e quindi ci dice che, nonostante la produzione sia ritornata ai livelli pre-Covid, rimane difficile prevedere le future operazioni, anche perché il sentimento quindi la domanda è anche abbastanza imprevedibile per la seconda metà del 2020, ma Tesla ci aggiornerà in caso situazioni dovessero cambiare considerevolmente. Per quanto riguarda il volume, vi ricordate, Tesla aveva stimato di superare con facilità quota mezzo milione di veicoli consegnati questo e prodotti questo quest'anno. Rimane ancora il target, mezzo milione, ma ovviamente, come detto prima, tutto dipende un po' dal sentimento generale. Per quanto riguarda il cash flow, Tesla afferma di non aver bisogno di liquidità, ne hanno a sufficienza, in grado di finanziare i progetti di espansione, tutte le spese accessorie. I profitti, come abbiamo detto prima, per questi gli ultimi 12 mesi, quindi l'anno, i profitti sono stati intorno al 5%, uno in verità se si leva gli ZEV, però gli ZEV sono comunque profitto, e Tesla si aspetta di continuare a aumentarli trimestre dopo trimestre, piano piano. Per quanto riguarda i prodotti, sappiamo i modelli che sono disponibili e dove sono disponibili adesso, ma Tesla continuerà a aumentare la capacità con la Model Y a Berlin e la Model Y a Shanghai, che rimangono on track, quindi previste per inizio di produzione nel 2021. Per quanto riguarda la US Gigafactory, la 5, sappiamo, ve l'ho detto, insomma, Austin, Texas è stata scelta. Il Tesla Semi, le consegne inizieranno nel 2021, ma solo l'ha detto il CFO nella conferenza, tutta la produzione iniziale sarà
assorbita da Tesla stessa per lo spostamento dei propri mezzi e materiali. Poi c'è una serie di investitori a lungo termine che stanno aspettando questo veicolo da molto tempo, quindi loro avranno la priorità e poi dopo diventerà di pubblico dominio, insomma, che tutti quanti potranno comprarla. E quindi Tesla continua a avere un significativo investimento nel futuro, quindi nelle produzioni future, futuri prodotti e veicoli. Come dicevamo, qualche foto di prima, questa è la foto della fase 2 della Gigafactory 3 di Shanghai. Questa era la prima, la vedete qui. Poi Tesla ha aggiunto questo edificio, qui è dove faranno le batterie, e questo altro edificio di cui non mi ricordo adesso la funzione. Questo è il main building della Gigafactory 3 Phase 2, dove ci saranno le catene di montaggio della Model Y, e questi altri edifici abbastanza misteriosi di cui parleremo in futuro, perché ho delle cose da raccontarvi su questi quattro edifici qui. Quindi, continuando, come dicevo, questa è la Gigafactory Shanghai, la Model Y Factory Interior con il mega casting per la parte posteriore della Model Y. Sappiamo dell'innovativo casting con un singolo pezzo. Questo è il gigantesco casting. Questi sono i robot. Come dicevamo, che sono già stati installati, sono tutti wrappati in plastica, ma pronti tra qualche mese a essere utilizzati. Questa è un'altra foto da un altro angolo, non è male. Qui invece ci spostiamo a Berlino con la Model Y Factory Construction. Inizia qui, e se volete sapere come finisce, questo è il rendering che Elon aveva rilasciato qualche giorno fa, adesso è inserito nella lettera, quindi in questo momento siamo qui, e questo edificio più alto, ma questo potrebbe essere il footprint della Model Y Giga Berlin. Adesso andiamo a dare un occhio alle tabelle che sono importanti. Qui Tesla ci dà vehicle delivery, ci fa vedere insomma l'avanzamento degli ultimi anni, non si può sicuramente negare. E quella più importante secondo me è questa, con il cash flow. Vedete, negli ultimi 8 trimestri, quindi 2 anni, Tesla ha riportato ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 trimestri positivi per quanto riguarda il cash flow, quindi dimostra che il suo business ormai è sostenibile. Net income, dicevamo, 4 trimestri consecutivi di profitto, con la possibilità adesso di essere annessi al Standard & Poor's 500. Qui sono le stesse tabelle, però messe in modalità trailing 12 months, quindi fanno la somma degli ultimi 12 mesi per ogni trimestre. Raccontano la stessa storia, senza però gli alti e bassi dei trimestri, ma non c'è nient'altro a dire. Non andiamo a analizzare il financial statement, perché vi ho fatto il riassunto già all'inizio del video. Quindi, che dire, questo è un altro grande trimestre per Tesla, un successone, il quarto trimestre consecutivo, praticamente contro tutte le attese. Nessuno poteva mai aspettarselo, già a febbraio, a marzo, quando questa pandemia è esplosa, nessuno poteva immaginare una situazione del genere. Invece Tesla ha davvero fatto il botto, e le azioni lo dimostrano. Per quanto riguarda le azioni, ho 1670. Quant'è, è un valore mostruoso, già detto, con il POV, ma ovviamente chi sono io per dirvelo? Se volete entrare adesso, entrate, io non entro sicuro. Comunque, noi ci vedremo il prossimo sabato, quindi sabato questo che arriva, per la live settimanale, in cui magari possiamo parlare ancora di questo trimestre. Se avete delle domande, ne discutiamo insieme. Poi ci vedremo la prossima settimana per il video settimanale, che sarà incentrato sulla, come ho detto, sulla conference call, la Q&A. C'è tanta carne sul fuoco di cui dobbiamo parlare. Quindi, come sempre, ragazzi, forza Tesla, e ci vediamo presto. Ciao!